Igor Sibaldi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E benvenuto. Bene, e andiamo adesso a incontrare il nostro ospite Igor Sibaldi per attraversare, e il verbo attraversare che noi usiamo abbastanza spesso nelle nostre conversazioni, credo che possa essere utilizzato anche con la parola che incontreremo molto in questo nostro tempo della conversazione insieme con Igor Sibaldi. La parola è destino. Il libro che stiamo per raccontare è intitolato Ribellarsi al destino. Impara a non rassegnarti e prendi sul serio i tuoi desideri. Il libro è pubblicato da Mondadori. Ricordo che Igor Sibaldi, di origine russa, scrittore, filosofo, filologo, studioso di teologia, in quale spazio lei si trova più a suo agio tra queste discipline, la scrittura, la filosofia, la filologia, la teologia? Nel romanzo, sicuramente nel romanzo. Me ne sono accorto scrivendo romanzi recentemente, perché c'è una differenza. Se una persona scrive dei saggi, è una persona che è convinta di avere ragione, e altrimenti non lo scrive il saggio per dire che ha torto, no? E questa è una posizione sbagliata in questo periodo, perché non è conveniente avere ragione in questo periodo. È molto meglio non avere risposte, ma avere domande. E nei romanzi domande se ne possono fare all'infinito, naturalmente non con i punti interrogativi, ma con le pieghe del racconto. E la posizione libera, aperta della narrativa mi è sempre piaciuta molto. Tutti i saggi che scrivo, salvo alcuni scadenti, sono romanzi, sono narrativi. Anche questo sul destino è un romanzo a cui il lettore è invitato a partecipare. Ed è importante che il lettore si sente invitato a partecipare alla lettura, perché la lettura prende un'altra piega. Anche il respiro nella lettura, a volte ci accorgiamo, prende un'altra piega. A proposito di romanzi, Igor Sibaldi, dobbiamo ricordare il suo nuovo romanzo pubblicato da Mondadori, La Russia non esiste. E con questa storia di questo bambino che anche lui, no, va incontro al suo destino. E per certi aspetti anche lui si ribella al destino. Sì, in continuazione e inutilmente, perché non sa come si fa, non ha letto il libro sul destino, quindi non sa ancora come si fa. Il romanzo sul destino, che è questo libro a cui il lettore è invitato a partecipare, a viverlo di persona, si adatta bene al periodo culturale che stiamo vivendo. Nessuno se n'è ancora accorto. Ma noi abitiamo adesso in un periodo del chi. In altri tempi abitavamo in periodi del cosa. La differenza è questa. Nei periodi del cosa, che sono i periodi di una situazione sociale, politica, stabile, l'importante è che cosa si dice, o che cosa si fa. Di qualunque persona si parli, dice, ma sì, ma questo che cosa ha portato all'umanità? Che cosa mi dà? Ecco, questo è un periodo in passato. Nel periodo attuale il cosa non è importante, è importante il chi. Noi ci domandiamo adesso, senza quasi accorgercene, non tanto cosa dice una persona, ma chi è? Cosa fa una persona? Ma chi è? Per esempio, alle ultime elezioni era interessantissimo da questo punto di vista culturale vedere l'invito dei partiti a votare per il capo del partito, non per il partito. Non è un bel segno questo che siamo in un periodo del chi, perché vuol dire che la mente è stretta, è piccola. Ricordare il nome di una persona, il viso di una persona, è più facile che ricordare in una frase o in più frasi quello che una persona fa. E bisogna adattarsi a questo periodo. Il sottotitolo suggerito magistralmente dalla casa editrice è un chi. E il chi si rivolge a chi, che è il lettore, dice, il lettore. Impara a non rassegnarti, impara a credere ai tuoi desideri. Impara a non rassegnarti a credere ai desideri, però mentre lei raccontava, Igor Sibaldi, del periodo del chi, il tempo delle lezioni, no? Ora è importante, no? Il chi parla e che cosa ci dice. E se questo è il periodo del chi, io le chiedo, ed è una domanda che
Mi sono accorto recentemente, faccio abbastanza spesso. Se c'è un chi è qualcuno a cui io faccio riferimento, e non solo faccio riferimento, no, se ho interesse verso questa persona, ma io ho interesse verso questa persona se questa persona mi dà speranza. Igor Sibaldi oggi, chi dà speranza? Ma non è il periodo delle speranze. Speranza prevede in cosa sperare. Adesso c'è un bisogno di sicurezza. Voglio essere al sicuro. Voglio essere confermato nelle idee, questo lo pensa la persona consueta, il nostro contemporaneo. Voglio essere confermato nelle idee che ho avuto finora. Voglio aiutare me stesso, grazie a qualche esempio, a qualche autorità, a rassegnarmi alla posizione che occupo. E questa è la tendenza attuale. Il libro sul destino è nettamente in controtendenza. Non rassegnarti. Non è il momento di rassegnarsi, proprio no. Soffermiamoci, Igor Sibaldi, sulla copertina, perché l'immagine di copertina non è solamente un gioco grafico. Ce la vuole raccontare? Sì, è una scoperta che ho fatto studiando la teoria del caos. La studio in vano da diversi anni, non ho mai capito niente. Ma è la teoria del caos che serve a studiare i fenomeni caotici, che possono essere il temporale, la quotazione di borsa, o la vita di chiunque. È un fenomeno caotico perché è imprevedibile in tutte le sue fasi, può capitare qualsiasi cosa tra 5 minuti. Ecco, nei fenomeni caotici la teoria del caos vuole studiare un ordine, vuole dire che il fenomeno caotico obbedisce a qualche legge. E c'è una funzione matematica bellissima nella teoria del caos, che si può vedere anche su internet, perché è complessa come funzione, animata. Se uno su internet digita attrattore strano, compare un filmato di 2 minuti e fa vedere com'è la funzione dell'attrattore. Da 2 o 3 punti iniziali si forma un cerchio. Un cerchio che a un certo punto esce fuori dal cerchio, forma un altro cerchio e poi ritorna nel cerchio di prima. Forma quella che si chiama la farfalla, il famoso effetto farfalla. Che cosa dice questa funzione? Dice che nei fenomeni caotici, come anche la vita dell'individuo, tutto dipende dai valori iniziali. Tutto dipende, in altre parole, dal passato. Il nostro destino è quell'attrattore che limita le nostre scelte, non in fase di scelta, non solo in fase di scelta, ma in fase anche di progettazione della scelta. Una persona che ha un destino e comincia a pensare potrei fare diversamente da come ho fatto finora, viene già piegato dal suo destino in modo che le sue scelte ritornino in quelle già precedenti. Magari non se ne accorge lì per lì, ma se ne accorge ripensando all'anno passato, i 2 anni passati, ci sono sempre qua. Eppure, mi scusi se interrompo, eppure stavo quando leggevo il suo libro, Igor Sibaldi, mi rendevo conto di quanto io poco possegga il significato della parola destino. E mi sono chiesto più volte, ma quanto noi in questa parola, no, abbiamo inciampato, quanto l'abbiamo fraintesa, quanto la fraintendiamo, no? Quante volte la parola destino la usiamo come un pretesto, una scusa, per nascondere qualche cosa, nascondere un problema. E invece la parola destino, lei all'inizio del libro dice che la parola destino è una sensazione, ed è una straordinaria parola di relazione. Eppure noi spesse volte o la tiriamo per la giacchetta o la usiamo male, e questo non vuol dire essere diventare dei filologi, no. Vuol dire semplicemente dare alla parola destino il suo giusto significato. Io sono affascinato dalle parole di uso comune, quelle più usate di tutte, quelle che la gente pensa di poter usare tranquillamente perché dice qualcuno, se non so se è legato bene io lo sapranno gli altri. Una parola che mi ha interessato molto in passato è stata angeli, una parola che mi sta interessando adesso è destino. Tutti sanno cos'è un angelo, tutti sanno cos'è un destino. In realtà no.
Perché se uno guarda nella filosofia, nella psicologia, eccetera, nessuno spiega cos'è il destino in modo convincente. Ci sono spiegazioni strampalate, ma in modo convincente e chiaro nessuno lo spiega. Perché aiuta a mettere i piedi per terra, con le parole, a dire, sapere di cosa sta parlando. Destino è una parola latina che vuol dire blocco, vuol dire limite ai propri movimenti. Essere destinato vuol dire essere costretto a stare in un certo territorio e non poterne uscire. Questa è la parola. Naturalmente uno dice è destino, e a volte ci imbrocca, a volte lo dice bene. Perché poteva succedere qualcos'altro, ma non mi è successo. Perché? Perché è destino. A me interessa tantissimo, mi è interessato tantissimo sapere chi è questo destino. Chi è che l'ha voluto, che cosa l'ha determinato, come è nato, come si è formato. È una mia teoria, l'ho fatta. Naturalmente il destino è un drago, è un drago. Il drago è una figura della mitologia straordinariamente interessante. È in forma di dinosauro, il drago tipico, no? Ecco, ed è una figura medievale. Quando nel Medioevo non si sapeva ancora che fossero esistiti i dinosauri. Come mai l'uomo ha immaginato dei dinosauri quando ancora non sapeva che la paleontologia qualche secolo dopo li avrebbe scoperti? Come mai? Perché i dinosauri sono scomparsi decine di migliaia e prima che comparisse l'uomo sulla Terra. Quindi come, da dove arriva questa immagine? Quale memoria l'ha conservata? E poi il drago, il dinosauro drago, è tra tutte le creature fantastiche quella che ha avuto più fortuna e addirittura è stata non solo presente in tutte le latitudini, ma è l'unica creatura fantastica che la Chiesa ammette, la Chiesa cattolica, di santi con il drago di San Giorgio. Unicorni, elfi, fate, gnomi, non ci sono nella tradizione cattolica. Invece il drago di San Giorgio c'è. In sostanza, io Sibaldi, per parlare del destino dobbiamo metterci noi, no? Dobbiamo metterci, per così dire, in gioco. Si parte comunque, se ricordo bene, Georg Simmel, no, nel suo libro Intuizioni della vita, se non ricordo male, diceva proprio questo, si deve partire da un soggetto, no? Il soggetto è autonomo, ha un suo significato, no? Il soggetto è definito, ma in ogni modo ha, seppure è definito, ha dei desideri, degli scopi, degli obiettivi e quindi anche un destino. Tutti bloccati dal destino, meno i desideri. Gli scopi sono bloccati dal destino, il volere è bloccato dal destino, il decidere, il potere, il bisogna, il conviene, tutte quante espressioni del destino. Si salvano invece i desideri, che sono gli strumenti per lottare contro quel drago che chiamiamo destino. I desideri, bella etimologia, bellissima etimologia, talmente evidente. Desiderare è il contrario di considerare. Vedete subito che le due parole sono parenti. Siderare, considerare e desiderare. Chi considera non desidera, chi desidera smette di considerare. Cosa vuol dire? Sidera viene da una parola latina che vuol dire autorità, sede. Viene da una parola latina che si applica anche alle stelle, perché l'astrologia si pensava decidesse le sorti del mondo intero. Considerare significa tenere presente quello che le autorità permettono, siano esse governo, massa, passato o tradizione. Desiderare vuol dire venire via da quello che le autorità limitano. Desiderare, smettere di considerare le autorità. È la sfida al destino, e naturalmente il desiderio non è il volere, desiderare non è volere. Volere è scegliere quello che c'è a disposizione, per esempio in un supermercato. Una persona può decidere di volere dell'uva, dell'acqua minerale, del vino. In uno supermercato, se uno desidera un collier di diamanti, desidera una manica di cammelli, qualcosa che nel supermercato non c'è.
Desiderare è volere quello che non è permesso. Desiderare e volere quello che non è permesso, e questo è una sostanza della nostra vita, del nostro esistere, no? Igor Sibaldi, lei analizza molto questo concetto dell'esistenza, no? Fino a dire, se ricordo bene, che io non sono ancora quello che sono, dunque esisto. Questa è una posizione che non è solamente filosofica, ma se ci soffermiamo su questa frase, non sono ancora ciò che sono, quindi esisto, è veramente lo specchio di noi stessi. E pensare che abbiamo avuto un modello così importante di questa frase, tradito dalle traduzioni. Nell'Esodo, a un certo punto, Mosè chiede a Dio il suo nome, che è una cosa che le altre religioni hanno, il nome di Dio, noi non l'abbiamo. Noi abbiamo il termine di professione, Dio è la professione, non è il nome. Le altre religioni hanno i nomi di Dio, e gli ebrei hanno il nome di Dio. E Mosè, che è un egizio naturalmente, per cui ha grande importanza i nomi degli dèi, dice: ma qual è il tuo nome? Chiede al Dio che lo sta importunando. E il Dio risponde, nella traduzione consueta, tutti lo sanno, io sono quello che sono, è il mio nome. Famosissima frase di Dio, no? Che è una traduzione sbagliata. Incredibilmente sbagliata, perché il testo ebraico non lascia spazio alle interpretazioni. Il testo ebraico dice, io sarò quello che sarò. Esattamente il contrario. Uno lo può verificare, se uno guarda su Wikipedia, per esempio, io sono quello che sono, troverà scritto traduzione errata, comune a tutte le lingue occidentali, del passo di Esodo 3,14, che nell'originale dice io sarò quello che sarò. Noi siamo abituati a pensare io sono quello che sono e a sospettare che noi siamo quello che siamo stati finora. Ma la prospettiva cambia parecchio da dire io sono quello che sono a dire io sarò quello che sarò. Cambia completamente, perché io sono quello che sono vuol dire non ho scampo, questo è il mio destino, io sono destinato a essere quello che sono. E quel Dio, se avesse detto così, sarebbe stato un Dio rassegnato. Io sarò quello che sarò, vuol dire quello che sono stato non ha nessuna importanza, quello che sono adesso non ha nessuna importanza. Io sarò quello che sarò, libero da qualsiasi condizionamento e preconcetto. È incredibile, vero, che questa frase bellissima sia stata così tradita. Eppure è una cosa evidente. È uno dei grandi macigni della nostra cultura, che non si sono spostati per migliaia di anni, la traduzione sbagliata della Bibbia. E naturalmente, se uno pensa io sarò quello che sarò, è un colpo definitivo a tanta psicologia, che quando cerca le ragioni di un problema di qualcuno, cerca in quello che è e soprattutto in quello che una persona è stata nel suo passato. Invece una psicologia basata su io sarò quello che sarò spingerebbe il terapeuta a chiedere non cosa le è successo durante l'infanzia, ma innanzitutto cosa vuol fare lei tra 10 anni. Tra la psicologia e la religione, Igor Sibaldi, che rapporto c'è con la parola destino? Psicologia e religione sono la stessa cosa, cioè, dal punto di vista, pensi alla parola, al significato della parola psicologia, capirne qualcosa della psiche, dell'anima. Sapere qualcosa dell'anima, la logia dell'anima, psicologia. Naturalmente nessuno psicologo direbbe è quello che faccio io, nessuno psicologo prenderebbe in considerazione seriamente l'idea di anima come la si intende nella religione. La religione, certo, come parola non è incoraggiante, perché la religione viene dal religare, che vuol dire, è un termine agricolo, vuol dire legare le pianticelle della vite al sostegno in modo che crescano lungo il sostegno, non legare. È un po' limitante, ma quello che si trova nella religione è una scienza straordinaria, millenaria, infinitamente verificata dell'anima e delle possibilità dell'anima. Poi vabbè, ci sono i rituali, ma quelli non mi interessano tanto. La parola destino
io ricordo molto, mi scuso se parlo Igor Sibaldi, se parlo di me compio questo atto di vanità, io ricordo precisamente quella volta in Spagna, a una stazione ferroviaria, dove non c'era scritto destinazione, come da noi, no? La lingua cambia, lì c'è destino. Certo. Ora, mi creda, è stato destabilizzante questa cosa. E io mi sono detto, ma come? Io devo fare questo viaggio e questo viaggio è un destino. E allora ti mette nella condizione di farti delle domande. E devo dire che, certo, tutto subito dici, ma guarda, che bello, destino. E poi le domande sorgono rispetto a quella parola. Certo, perché questa è la cosa ottimistica del destino. Una persona che dice, è mio destino sì, che io raggiunga questi alti ideali, queste grandi cose. C'è anche la buona letteratura, della buona stampa del destino. Essere all'altezza del proprio destino, avere il coraggio di avere il proprio destino. Questa è una... Ma solitamente è la cosa che mi interessa di più. Il destino come limite, che c'è anche nel significato bello, perché una persona che dice il mio destino è diventare, non so, presidente delle repubbliche mondiali, ecco, a me viene spontanea una domanda, soltanto questo? Solo presidente delle repubbliche mondiali e non posso diventare, non so, magari campione di golf o di nuoto, devo proprio diventare presidente delle repubbliche mondiali? Il punto più bello del libro, secondo me, è nel finale, a un certo punto, in cui si descrive la situazione in cui si viene a trovare una persona che riesce a spaccare i gusci del proprio destino e si ritrova in uno spazio assolutamente imprevedibile, assolutamente aperto, in cui tutto può accadere, tutto può accadere. Il destino protegge da tutto quello che può accadere. E quel momento di assoluta libertà sgomentante vorrei proprio averlo comunicato sotto forma di prospettiva, di suggestione, di desiderio possibile al lettore. E la parola che noi incontriamo verso la fine ed è una parola che a volte stride con la parola destino, ed è la parola successo. Però il significato della parola successo che ci fa incontrare Igor Sibaldi è tutt'altra cosa da quello che noi normalmente pensiamo. È anche altra cosa rispetto al cosiddetto participio passato. Certo, successo in tutti i vocabolari viene spiegato come participio passato del verbo succedere, che sarebbe subentrare o accadere in latino. Quindi io voglio... un successo, praticamente se io dico voglio un successo e mi riferisco al participio passato del succedere, non si capisce bene cosa sto dicendo. Sicuramente se io lo intendo così, la parola successo non corrisponde a quello che voglio comunicare quando desidero il successo, perché desidero un participio passato. No. Eppure tutti i vocabolari la figurano questa parola come participio passato. Non è così, è una specie di infinito arcaico che c'è nel latino, si chiama supino, ma questo vabbè, è secondario, che vuol dire il succedere, successus, vuol dire il succedere, latino, e corrisponde perfettamente alla parola inglese che indica felicità, happiness, dal verbo happen, succedere. Happiness è il succedere. Avere successo vuol dire fidarsi del succedere, di quello che succede. È impossibile che una persona abbia successo se non lascia accadere le cose, se non lascia accadere le cose, se non si fida di quello che può avvenire. È impossibile. Non può avere fortuna una persona che non lascia lo spazio al forse, all'incertezza. La parola fortuna deriva da forse, in latino forsam. Fortuna è la dimensione del forse, lasciare aperte tutte le possibilità, cosa che pochissimi osano fare e che si arriva a fare con qualche esercizio, con un po' di impazienza, sviluppando i desideri.
E soprattutto poi, come lei scrive alla fine di questo libro, darsi il tempo, scrive esattamente, datti il tempo, hai appena incominciato. Ora, alla fine di questo libro, leggere queste parole vuol dire ricominciare a leggere, a rileggere di nuovo da capo per ritornare di nuovo nella parola di questo libro, ribellarsi al destino, che è una parola che voce per voce ha del meraviglioso, del prodigioso, ma non perché sia messa lì per stupire, no? Come si diceva una volta in Francia, pour épater les bourgeois, no, tutt'altro. Ma lo stupore che ci porta è uno stupore intimo, dove noi siamo interpreti di noi stessi, e dove essere interpreti non vuol dire giocare una parte imparata a memoria, ma giocare la parte dove noi giochiamo il nostro impegno, i nostri errori, i nostri desideri, in una parola la nostra vita. Certo, tenendo presente che questo è un periodo del destino peggiore che ci sia, cioè del destino collettivo. Adesso la maggior parte delle persone che vediamo per strada non hanno un destino personale, hanno un destino collettivo. Non fanno scelte che a loro interessano, fanno scelte che hanno fatto altri e che loro imitano, in tutti i campi, e pensano e parlano come gli altri. Il che è preso sul serio questa frase, pensare e parlare come gli altri, è un grave tradimento di se stessi, perché tutti gli uomini, dice la dichiarazione di indipendenza americana, sono stati creati uguali, ma ogni uomo diventa diverso da chiunque altro. E se si obbliga a pensare, a scegliere e a parlare come gli altri, fa il peggiore dei tradimenti possibili, cioè tradisce se stesso. Poi spera, magari, quando sarò in pensione, dice qualcuno, allora cambierà tutto. Che è una delle frasi più terribili che ho sentito da bambino, dico, ma stanno parlando sul serio. Vorrei però tornare, Igor Sibaldi, prima di chiudere questa conversazione, sulla definizione che lei ci ha dato poco fa del destino collettivo. Perché penso che necessariamente noi dobbiamo entrare in questo significato del destino. Il destino non è collettivo solo per il fatto che è comune a tutti. Il destino è collettivo quando è caratterizzato da qualche cosa, no? Che sia in comune con alcuni. Ma oggi sembra che non abbiamo nemmeno più quel destino collettivo, di avere qualcosa in comune con altri. Sì, manca, manca talmente l'individuo in singolo, manca talmente l'io, che una persona fa fatica a orientarsi, perché è interessante, c'è un test che è proposto nel libro, in quanti secondi riesci a dire cosa ti piace davvero? E dico, 15 secondi sarebbero sufficienti. Lei apre il libro proprio con questa domanda: cosa ti piace davvero? Cosa ti piace davvero? 10 secondi, 15 secondi dovrebbero essere sufficienti. Non lo sono, non lo sono. Perché quella domanda lì non arriva diretta. Se una persona sente la domanda cosa ti piace davvero, fa tutta una serie di operazioni mentali. Prima operazione, cosa devo dire che mi piace? E va già via 3 secondi. Poi minimo, poi cosa posso dire che mi piace? E altri 4-5 secondi vanno via. Intanto non se ne accorge, non se ne accorge. La domanda è semplicissima, fatta a un bambino, la risposta arriva in 2 secondi, subito. Di solito può essere, se il bambino è intelligente, può essere una risposta anche, cioè se il bambino è normalmente sano, la risposta può essere poetica e disarmante. Quella domanda lì, cosa ti piace davvero, è decisiva per una vita intera. Sono convinto che se una persona se la pone, qualunque risultato abbia il test, affronta il bellissimo rischio di cambiare tutto. Perché se io sopporto in casa qualcosa che non mi piace, perché posso sopportarlo, perché devo sopportarlo, perché bisogna che lo sopporti, è un conto, cioè
una vita che mi si prepara. Se io mi accorgo che quel qualcosa che c'è in casa, quello lì o quella lì, non mi piacciono, devo cambiare tutto in casa. E questo faccio un esempio tranquillizzante. Se poi uno pensa al lavoro, ai compagni, alle amicizie, e a un certo punto deve cambiare proprio tutto. Comincio da una parte e poi naturalmente ringrazierà chi l'ha spinto a cambiare, ma all'inizio è una bella fatica. Sì, ribellarsi quindi al destino, tornando al titolo del suo saggio, Impara a non rassegnarti e prendi sul serio i tuoi desideri, il libro pubblicato da Mondadori. Ma prima di salutarci, Igor Sibaldi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? È un libro, è una scoperta di cui sono grato alla provvidenza. C'è un poeta francese, si chiama Paul Valéry, è un poeta abbastanza famoso, non abbastanza noto. Ha scritto in vita sua tante opere poetiche e a un certo punto si è messo d'impegno tutte le mattine appena sveglio per decenni a scrivere dei pensieri non per la pubblicazione, a scrivere dei pensieri ben torniti, ben fatti, molto profondi, ogni mattina un pochino, e ha fatto i suoi famosi cahiers, i quaderni. Da questi pensieri poi ha tratto i suoi saggi, i saggi sono molto belli, sono meravigliosi, per esempio non so, L'uomo e la conchiglia, un saggio bellissimo, ma i quaderni di Valéry sono una meraviglia. Viene voglia non solo di leggerli, ma leggendoli, di copiarli per capirli meglio, di copiarli a mano per capirli meglio. Questo si meraviglia. Come può il pensiero essere così audace, così semplice e così conciso? Com'è possibile? Come ci riesce? E sono migliaia di pagine perché continuate per leggere. E questi cahiers mi sembra che esistano anche in italiano. Adelphi li ha pubblicati. Secondo lei, Igor Sibaldi, questo poeta considerato maledetto, poi chissà poi perché, Paul Valéry, aveva quella capacità nello spirito poetico di annullare la distanza tra quello che scriveva e quello che era la vita vera? Soprattutto nella prosa, soprattutto nei pensieri. Poi è stata una persona eroica, nel 40, nel 39, nel 40 è stato quello che ha detto di no a Petain. Petain a un certo punto dice, adesso stiamo collaborando nel 41 con i tedeschi, sono diventati nazisti, anche tu che sei un poeta accademico collabori, no? Perché dirigi questa cosa, dici quest'altra cosa, collabori. E Valéry, già molto anziano, dice no, io non collaboro. Ma guarda che è rischioso non collaborare. Sì, ma non importa, è una mia coscienza da rispettare. In Francia, nella Francia di Petain, che è una cosa... Poi è morto nel 45, a età tarda. Era in parte italiano, era in parte ligure. È un uomo di mare, nel senso che tante sue poesie sono dedicate al mare, naturalmente non al mare tirreno, ma al mare interiore, alle varie profondità. E questo libro, per fortuna, ha scritto tantissimo, perché sai, i libri belli è brutto quando finiscono. Ha scritto tantissimo, sono diversi volumi, ed è una scoperta che consiglio a tutti quanti i lettori, a tutti quanti gli appassionati di cose belle, profonde, eccezionali, meravigliose, inspiegabili. Paul Valéry, Quaderni. Mi ha sempre toccato una delle, spero di ricordarmela nella maniera giusta, a proposito di Paul Valéry, quando diceva che l'uomo in ogni momento non sa di incontrare l'indefinibile. Ora, se io penso a queste parole, Igor Sibaldi, ritorniamo nel suo libro, Ribellarsi al destino. Sì, assolutamente. Indefinibile la conchiglia, per esempio. C'è un saggio, L'uomo e la conchiglia, un saggio di 30 pagine, che uno leggendo dice, ma non è possibile, come fa a dire, ma che meraviglia. A quasi ogni capoverso, perché descrive la conchiglia, sta solo descrivendo la conchiglia, che è una cosa comunissima la conchiglia, no? Non si dispiace se ne trova un sacco. Lui dice, l'uomo e la conchiglia,
vediamo un po' come spiegare la conchiglia. Naturalmente arriva a metà del saggio, dice, vedete che la conchiglia è indefinibile, che è inspiegabile. E quindi se è indefinibile c'è da imparare. Poi la parola indefinibile in Valéry è una parola anche molto aggressiva, perché se la prende molto contro gli indefinissables, contro le parole date per scontate, che in realtà non sono definite da nessuno. Per esempio la parola popolo. La parola popolo, cos'è il popolo? Dice Valéry. Lo sentiamo, perché tutti quanti ne parlano sempre, il popolo di qua, il popolo. Cos'è il popolo? E in giro di 5 righe fa accorgere il lettore che il concetto di popolo non c'è, non è chiaro, non si capisce chi sia. Per esempio, parla di popolo, appena uno parla di popolo vuol dire che a quel popolo non appartiene. L'intellettuale che parla di popolo si distanzia dal popolo. E se fosse, ma il popolo dov'è? Dov'è che si riunisce? Dov'è che si può trovare il popolo? Vedete che non c'è questa parola. Poi c'è la parola storia, la parola causa, la parola spirito. E la parola morte, su cui ha indagato veramente tantissimo Paul Valéry. Cimitero marino, certo. Infatti, grazie davvero Igor Sibaldi del tempo che ci ha dedicato per raccontarci ribellarsi al destino e poi come bello quando succede che le conversazioni si aprono con nuovi sguardi. Grazie davvero e buona giornata. Con lei è sempre un grande piacere parlare nei miei partiti, veramente un piacere grandioso. Grazie ancora, buon lavoro. Buon lavoro anche a lei, a presto.